Qui con Michele Magini, con la maglia ufficiale del gruppo Pampero, di schiena allo striscione del gruppo Pampero. Prima domanda d'obbligo, quante palle perse oggi? Boh, tante come al solito, di sicuro. Però siamo contentissimi perché era una partita difficilissima. Dopo una settimana comunque c'è stata la pausa, non era facile ritornare in campo. Infatti i primi due quarti siamo stati un po' contratti. E loro sono una buona squadra nonostante siano giovanissimi e avevano un po' di acciaccati oggi. Ecco, una partita dell'ex, dove però è venuto fuori veramente anche momenti decisivi in cui hai segnato triple importanti e hai avuto sempre una parola per il gruppo. Ecco, la squadra inizia veramente ad essere a 10 in roster, 10 effettivi che riescano ad essere sempre presenti in tutta la partita anche mentalmente. Quello assolutamente, cioè noi i primi due quarti abbiamo fatto molta fatica, eravamo sotto di 8 punti. E io personalmente non stavo giocando bene, né personalmente né riuscivo a mettere in ritmo i miei compagni. Cioè Rugolo a un certo punto, dopo il fallo antisportivo che ho fatto, mi fa: alza la testa, vieni qua. Ha parlato agli altri e ha detto: diamogli una mano. E da lì ho iniziato a far canestro in continuità. Joe mi cercava, mi faceva sentire importante e tutta la squadra è stata perfetta, perché Filippo ha fatto canestro, dei canestri difficili, Diego, Terenzi ha messo le bombe importanti, Galmarini, che non ha fatto i soliti punti alla volta, ha portato giù tutti i rimbalzi. Cioè questa è la vera vittoria della squadra, del gruppo, che ogni settimana sta dando sempre di più e sta lavorando veramente bene.